organizzare dal nulla una fiera del libro è un'impresa improba. Mettere d'accordo 430 editori, organizzare più di 300 eventi e accogliere 700 autori e artisti è veramente qualcosa di molto faticoso. Tuttavia, stando a Roma, al Palazzo dei Congressi in questi giorni, sente gratificati di questa grande impresa. Libri è un po' questa, un'operazione unica, un po' matta, nata dall'idea di tre editori che volevano realizzare una fiera nazionale per l'editoria indipendente e a cui nessuno all'inizio dava alcuna considerazione, alcuna fiducia. E oggi, all'alba della decima edizione, invece è una realtà importante di questo paese, inaugurata dal presidente della Camera dei Deputati, e visitata da grandi nomi del mondo della cultura, non solo italiana, anche internazionale. Questa è sicuramente la miglior fiera che c'è in Italia, quantomeno per noi, molto meglio di Torino, il periodo è perfetto, è poco prima di Natale, tutti vogliono comprare un libro, non sanno cosa comprare, quindi comprano un libro, ci sono i lettori forti, molto più che a Torino, e per realtà soprattutto medio piccole come la nostra, decisamente è molto meglio di tutte le altre fiere. Questa è una fiera davvero speciale per editori come noi, perché siamo piccoli e medi e quindi non ci sono i grandi che magari attraggono più il pubblico di consumo. Qui in fiera noi vendiamo tutto il catalogo e vendiamo bene. Ci piacerebbe che questo poi succedesse anche in libreria. Siamo anche soddisfatti del ritorno commerciale della fiera, perché vediamo che la gente viene qua e acquista, e quindi oltre a essere una vetrina importante per i prodotti delle case editrici piccole è anche un buon ritorno economico, quindi anche una forma di finanziamento per l'attività delle piccole case editrici. Si respira un'aria in controtendenza rispetto al paese, fa piacere vedere tanti giovani interessati a leggere i libri, alla cultura. Dove si legge si sta bene, dove si scrive si sta benissimo, quando leggere e scrivere sono insieme è l'ideale. Quindi. Perfetto. Perfetto. Quando uno ama i libri si respira aria di casa venendo in un posto come questo, perché tutti gli stand sono forieri sicuramente di 10 libri che ti vorresti portare a casa, che vorresti leggere, non ce la farai mai a leggere tutti questi libri, però camminare in questi stand, attraverso questi stand, è come sentire tante persone che sono lì pronte a dirti: ascolta la storia che ti devo raccontare. Ecco, mi piacerebbe avere il tempo per poterle ascoltare tutte. Sta parlando addirittura di piccola e media editoria, cioè di una nicchia nella nicchia, e c'è invece un movimento, un pubblico
da mainstream. Credo che l'idea di vivacità che c'è qui dentro in questi giorni, poi non è la prima volta che vengo a presentare dei libri e poi mi faccio sempre un giretto, cioè l'aria che si respira qui è fantastica. Non avevo mai capito che ci sono così tante case editrici e così tante edizioni, ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere, cioè mi sono reso conto che ce ne sono tantissime che io non sapevo neanche esistessero, male mio, però questa è una cosa bella. Fantasia, la creatività e la coscienza vengono sempre attraverso movimenti culturali, quindi è importante quello che ho visto oggi, mi fa ben sperare per il nostro futuro. È molto importante perché qui ci sono piccoli e medi editori che a volte non trovano spazio in libreria o nei programmi TV mainstream, quindi a volte in questa sfera scopri degli editori che fanno dei lavori fantastici. I'm very pleased to be here, sir. Mi fa piacere l'idea di un evento legato alla lettura. Mi è fatto molto piacere incontrare i miei lettori e il mio pubblico e mi è parso molto intelligente. Beh, credo sia importante perché portare tutte queste persone a vedere tutti questi libri, quindi incuriosisce, viene voglia di guardarli, di sfogliarli.